Bene, siamo sempre presso la sede di LG Italia. Dopo la serie L andiamo a conoscere anche il nuovo 3D Max e il nuovo 4x HD. Prego, Claudio. Optimus 3D Max è un prodotto che continua sulla filosofia di LG lanciata l'anno scorso con il successore di Optimus 3D. Optimus 3D Max ha un posizionamento diverso perché comunque è un prodotto che sicuramente è un super smartphone, infatti è dotato di processore dual core con architettura 3 dual, quindi un dual core, dual channel, dual memory da 1 giga e 2 con 1 giga di RAM, un super smartphone appunto che ha anche la funzionalità del 3D. È un super smartphone perché, a parte comunque il super processore dual core, ripeto, ha un display da 4,3 pollici dotato di tecnologia nuova. Tecnologia nuova che aumenta quindi la luminosità rispetto al precedente Optimus 3D sia in 2D sia in 3D. Addirittura usufruendo di contenuti 3D, la luminosità è aumentata del 50% rispetto al precedente Optimus 3D. Optimus 4x HD è invece il fiore all'occhiello per quanto riguarda il primo semestre di LG Electronics. È un prodotto che si distingue essenzialmente per due importantissime caratteristiche tecniche, che sono il display, uno infatti un display True HD IPS, e un processore quad core Nvidia Tegra 3. Il display è appunto un display True HD IPS, è un display che ha una dimensione molto generosa, infatti da 4,7 pollici. Ha una risoluzione HD da 1260x720 e una definizione di pixel, quindi una densità di pixel superiore a 300 ppi. Quindi assolutamente una definizione, una resa di dettagliata delle immagini top. Il processore è appunto un quad core Nvidia Tegra 3, quindi è assolutamente il top per quanto riguarda le performance sia in videogame, sia in multitasking, sia in navigazione internet. Ricordo, la soluzione quad core di Nvidia prevede un'architettura di 4 core e più un core companion. Il core companion gestisce lo smartphone per le applicazioni base, quando comunque allo smartphone non richiedo particolari sforzi, mentre quando vado a fare particolari, a lanciare particolari applicazioni, particolari ad esempio videogame o filmati che richiedono più impegno, il Core Companion gestirà i 4 core in modo tale da farli entrare in funzione e riempire i lag, i ritardi che si potevano avere con architetture dual core normali. Inoltre questa architettura quad core permette di avere un risparmio di batteria assolutamente notevole. Bene, direi che ci possiamo fermare qui. Ringraziamo LG Italia per l'ospitalità e grazie a te Claudio per averci fatto da Cicerone. Un saluto da Ivan e alla prossima.